Allora, come voi probabilmente sapete, il nucleo di valutazione nella sua composizione attuale è stato insediato circa un anno fa ed è stato profondamente rinnovato. Adesso è composto da 7 membri nominati dal Senato, 2 sono interni e 5 sono esterni ed hanno, come dire, un rilievo, uno spessore in ambito valutativo elevato. A questi si aggiungono 2 studenti che hanno partecipato il primo anno ai lavori, diciamo, del nucleo, adesso sono stati con le lezioni studentesche sono stati sostituiti da 2 nuovi componenti. Quindi vorrei in primo luogo cogliere, diciamo, questa occasione per ringraziare a nome di tutti i componenti del nucleo di valutazione il magnifico rettore che appunto ci fornisce, no? Ci consente di parlare in questo spazio pubblico e per dare conto di quelli che sono stati i principali risultati della relazione annuale del nucleo di valutazione e anche per l'interesse che sta mostrando, come dire, verso il nostro lavoro. La mia comunicazione è divisa in 3 parti, diciamo, la suddivisione ha a che fare da un lato con gli argomenti e dall'altro anche con il diverso ruolo istituzionale che io, come dire, ricopro, cioè nel senso che quando parlerò della relazione annuale faccio una relazione, come dire, che espone le opinioni, un documento scritto di un organismo collegiale. Per quello che riguarda l'accreditamento e il fondo per il finanziamento ordinario, che sono argomenti che, come vedrete, sono connessi, diciamo, con le cose che diremo, diciamo, qui parlo non a nome collettivo ma in quanto, diciamo, per interesse e attitudine personale nell'occuparmi, diciamo, di queste questioni. Oltre al rinnovo del nucleo di valutazione, come voi sapete, da oltre un anno è stato istituito un nuovo organismo che è il Presidio di Qualità. Allora, l'insediamento di questi 2 organismi che sono stati particolarmente attivi, in modo particolare il Presidio di Qualità negli ultimi 12 mesi, coincide con una trasformazione con innovazione piuttosto profonda nel nostro sistema di valutazione che si sta spostando appunto verso l'accreditamento degli atenei e dei corsi di studio. Tutti noi abbiamo avuto negli ultimi 13-15 mesi il sentore che le cose stavano cambiando perché, come dire, in particolare chi è responsabile dei corsi di studio, no, hanno dovuto fare fronte a una serie di, chiamiamole, incombenze, no, diciamo, la nuova scheda sua, il RAR annuale e poi l'istituzione delle commissioni paritetiche. Diciamo, in questo primo anno quindi l'interesse prevalente, il focus per quello che riguarda l'accreditamento è stato posto sulla dimensione dell'offerta formativa, della didattica, però, diciamo, l'accreditamento dovrà riguardare anche altre dimensioni dell'università, ovvero la ricerca e, diciamo, più in generale la terza missione. Non a caso il Presidio di Qualità sta lavorando da alcuni mesi, diciamo, alla sperimentazione della scheda unica della ricerca, no? Come voi sapete, con il Dipartimento di Ingegneria di Modena. Allora, al di là di questi aspetti formali, obbligatori, cioè i cosiddetti adempimenti a cui siamo chiamati, non dobbiamo dimenticarci che l'attività, come dire, finale di questa attività è quella di introdurre negli Atenei italiani una prassi operativa con la quale gli Atenei hanno poca dimestichezza, anche se è stata sempre, no, mai da 20 anni viene, come dire, citata nelle norme, cioè che è quella di darsi una struttura organizzativa e decisionale a tutti i livelli, partendo dal livello più alto degli organi, passando per i dipartimenti, fino ad arrivare ai corsi di studio, ai responsabili di corsi di studio, dicevo, un'organizzazione di tipo programmatorio, cioè una struttura che consenta di definire con più determinazione e più precisione degli obiettivi, che consenta di programmare le azioni necessarie per, come dire, perseguire quegli obiettivi e verificare infine il raggiungimento. Tutto questo in un ciclo, no? Come dire, continuo, che favorisca il miglioramento progressivo. Questo, diciamo, in sostanza è ciò che nel gergo viene chiamato, no, il processo di assicurazione della qualità. Allora, diciamo, nella prima parte della mia relazione io cercherò di dare conto in maniera molto sintetica di ciò che l'Ateneo ha fatto nell'ultimo anno per fondare, gettare le basi per la costruzione di questo sistema di assicurazione della qualità, no? Sistema che ci dovrà guidare verso il raggiungimento dell'accreditamento della sede dei corsi di studio che è obbligatorio. La riflessione, diciamo, gli spunti critici che io presento sono presi appunto dall'attività del nucleo, in particolare della relazione annuale, perché diciamo, il sistema, il cosiddetto sistema AVA di assicurazione della qualità,
autovalutazione, valutazione, no? E accreditamento, prevede che il nucleo di valutazione eserciti una funzione, come dire, di valutazione ex post di ultima istanza, cioè è l'ultimo soggetto che deve, quindi, verificare se nell'Ateneo, no? L'Ateneo si comporta, si muove in una direzione che porti all'assicurazione della qualità. E in questo senso fa una relazione che a ogni anno deve essere mandata al MIUR e all'ANVUR. Oltre a questo, diciamo, a questa parte, quindi illustrare questo, vi darò anche conto di alcune riflessioni che sono maturate, come dire, un'attività congiunta fatta col professor Fantini, che è il presidente del presidio, e con il professor Sola, e con la collaborazione, il supporto indispensabile della dottoressa Michelini, con cui abbiamo riflettuto, diciamo, sulle azioni necessarie che l'Ateneo dovrebbe intraprendere se vuole perseguire l'obiettivo, peraltro recepito anche nel piano strategico, nel piano triennale, di proporsi per l'accreditamento, diciamo, entro il 2005, o quantomeno di prepararsi per l'accreditamento per il 2015. Alla fine, se rimane tempo, no? Vi dirò alcune cose sui risultati della quota premiale dell'FFO del 2013, e questo mi consente, da un lato, di come dire, fornire un po' di evidenza ad alcune affermazioni che ha fatto il nucleo nella sua relazione annuale, e dall'altro di mostrarvi come l'esercizio della VQR terminato nel 2013 è stato utilizzato ai fini del riparto del fondo per il finanziamento ordinario. Questa è un po' la struttura. Allora, la relazione è un documento che da qualche giorno potete trovare sul sito del nucleo e che, come dire, segue un modello molto standardizzato, no? È un format predisposto da ANVUR e sta su un sito del Cineca, quindi, ed è molto guidato. E come vedete dall'indice, come dire, consente per il momento di valutare solamente gli aspetti di assicurazione della qualità della formazione. Quindi per quest'anno questo è il focus, questa è l'enfasi. La relazione deve essere snella, al massimo 40 pagine. Questa è più lunga, ma perché è corredata da molti allegati che documentano le cose che noi diciamo, e la maggior parte di questi allegati sono stati prodotti dall'attività del presidio di qualità dell'Ateneo. Allora, diciamo, come vedete, è organizzata per sezioni. Nella prima si descrive, si valuta l'organizzazione per l'assicurazione della qualità della formazione dell'Ateneo, cioè come si sono mossi gli organi, come ha lavorato il presidio, come hanno lavorato le commissioni paritetiche, come ha lavorato il nucleo di valutazione. Nella seconda si descrive com'è organizzata l'offerta formativa dell'Ateneo, quindi si guarda le risorse, no? Quanti docenti, le aule, i laboratori e quant'altro. Nella terza si fa un'analisi più puntuale dei corsi di studio, qui analizzati e raggruppati tendenzialmente per dipartimenti. C'è una sezione che è dedicata ai risultati della valutazione degli studenti sulla didattica, e poi infine, diciamo, ci sono delle indicazioni e raccomandazioni. La cosa che volevo segnalare è che nella struttura, diciamo, di questa relazione, oltre a una descrizione, si chiede sempre di segnalare i punti di forza, i punti di debolezza, i rischi e le opportunità. Quindi c'è molta enfasi sul fatto che si deve dare un giudizio critico, fare una valutazione, le diverse dimensioni che vengono analizzate. Quello che io faccio adesso, vi espongo, quindi salto ovviamente tutta la parte precedente, vorrei esporre in maniera molto sintetica le indicazioni e raccomandazioni che concludono, diciamo, la relazione. Un'ultima premessa: la relazione del nucleo di valutazione, come vedremo, costituisce, accanto ai documenti di programmazione dell'Ateneo, il primo documento che i cosiddetti CEV, che sono le commissioni di esperti della valutazione, analizzeranno quando faranno la visita in loco nell'Ateneo. Okay? Quindi è uno dei primi documenti che questi consulteranno ai fini dell'accreditamento. E quindi, rispetto al passato, il nucleo di valutazione, se vuole fare bene il suo mestiere, deve svolgere una funzione, come dire, davvero critica, perché nel cercare di capire, no, di anticipare che cos'è necessario e cos'è non necessario ai fini dell'accreditamento, deve in maniera abbastanza schietta andare a vedere quali sono le cose che funzionano e quelle che non funzionano, soprattutto. Quindi mi scuso se in anticipo, diciamo, su alcune cose i toni sono l'enfasi, soprattutto sulle cose che non funzionano, ma d'altra parte, se noi abbiamo un obiettivo, è, come dire, è sulle cose che dobbiamo aggiustare, no? Che ci dobbiamo concentrare. Allora, in questa prima slide è riassunto che cosa l'Ateneo ha fatto nei 12 mesi
come dire, la relazione è stata consegnata, è stata chiusa alla fine di maggio, quindi in 12 mesi fino ad arrivare alla fine di maggio. E che cosa ha fatto l'Ateneo in questo anno? Beh, fondamentalmente ha compiuto una serie di azioni che sono state dirette ad assicurare l'esistenza e il funzionamento minimo di base della rete decentrata a livello quindi dei dipartimenti e dei corsi di studio che deve operare per garantire l'assicurazione della qualità della formazione. Quindi ha svolto un'attività, no, verso i responsabili dei corsi di studio, verso i responsabili della qualità e verso le commissioni paritetiche, mettendoli in condizioni di svolgere il loro mestiere dal punto di vista formale, e cioè fare le relazioni, no, che il Ministero, come dire, ci chiedeva. Quindi ciò che ha fatto il presidio di qualità è stato soprattutto, come dire, impegnarsi affinché questo livello organizzativo venisse istituito, ricevesse la formazione, come dire, di base indispensabile per poter lavorare, rispettasse le scadenze, i format e quant'altro. Il nucleo cosa ha fatto? Ha accompagnato nel corso di questo anno questa attività, monitorando ciò che stava facendo il presidio e ciò che stavano facendo questi attori. Allora, la prima cosa che va osservata è che ciò nonostante, no, sono, anche se il compito iniziale è quello di gettare le basi del sistema di assicurazione di qualità, ci sono una serie di cose che non hanno funzionato, che non sto a riprendere, le vedremo quando avremo le indicazioni, no, nelle diapositive successive, ma che sono molto ben riassunte nei documenti che ha preparato, che ha messo a punto il presidio di qualità. Giudizio sempre del nucleo è che invece nel corso di quell'anno siano risultate tardive e carenti le azioni che gli organi di governo dell'Ateneo hanno intrapreso al fine di progettare, no, il sistema di assicurazione della qualità. Quindi, come dire, è stato poco reattivo a livello, come dire, delle strutture di governo dell'Ateneo, no, l'attenzione degli organi, no, nel portare avanti questa attività, che in parte sta recuperando, perché diciamo già il piano strategico, no, segnala delle novità importanti, ma questa è la situazione, diciamo, alla fine di maggio. La conseguenza qual è stata? È che implicitamente è stato delegato al presidio di qualità, no, come dire, l'operatività, da un lato, cosa che è giusto, ma anche la scelta, come dire, degli indirizzi, no, da dare alla costruzione di questo sistema. Allora, questa cosa va bene nel breve periodo, naturalmente, e quindi tant'è che l'Ateneo ha retto, come dire, abbastanza bene, credo, a questo impatto e si sta organizzando. Naturalmente nel medio periodo la cosa non va bene perché, come vedremo, quando si parla di accreditamento, un blocco molto rilevante di questioni che vengono valutate è in quale misura l'Ateneo e i suoi organi sono consapevoli, programmano e controllano ciò che sta succedendo nell'Ateneo in termini di assicurazione della qualità, quindi nelle strutture decentrate in termini di assicurazione della qualità. Alla luce di questa analisi molto schematica che ho fatto, quali sono, diciamo, le indicazioni che sono emerse, le raccomandazioni? Allora, emergono due indicazioni di fondo. La prima è che l'Ateneo deve definire delle politiche di qualità, no? Per la qualità, l'Ateneo, ovvero gli organi. Perché? Perché un sistema di qualità per un'organizzazione è efficace solo se gli organi e la struttura dirigenziale sono convinti della necessità di mettere la qualità al primo posto della propria offerta di servizi e di trasmettere questa convinzione a tutto il personale che è coinvolto, diciamo, in questa attività. E quindi è necessario che gli organi definiscano le linee fondamentali, no, per costruire il sistema di assicurazione della qualità, quantomeno per quello che riguarda, diciamo, la didattica. Seconda questione che è emersa dall'analisi che abbiamo fatto, considerando l'offerta formativa nel suo insieme, è la seguente, e cioè che la necessità di rivedere, riprogettare l'offerta formativa nel suo complesso. Da un lato, diciamo, se uno ha presente qual è il quadro della finanza pubblica e ha presente quali possono essere le dinamiche, quantomeno nel prossimo triennio, tra uscite e possibili entrate nei ruoli docenti, evidentemente noi stiamo andando verso un'ulteriore contrazione, come dire, del corpo docente, cosa che dal 2008 peraltro sta accadendo, come dire, a livello nazionale, no? E quindi anche l'Ateneo di Modena, come dire, non è esente, indenne da questa. Quindi da un lato c'è una riduzione del corpo docente
e dall'altro, ecco, dopo vi farò vedere alcuni dati in questo senso, come dire, abbiamo un'offerta formativa che cominciamo a fare fatica a coprire, a garantire i requisiti, no, che sono richiesti dal Ministero dall'Anvur. E quindi l'ideale, la cosa che noi diciamo è che ci sembra urgente una razionalizzazione del disegno complessivo dell'offerta formativa in modo che questa sia sostenibile e che si ponga, si mantenga gli spazi, margini di manovra per poter fare, come dire, per poter costruire un profilo qualitativo elevato che quindi che consenta facilmente di ottenere l'accreditamento. Quindi, ma il problema non è solo ottenere l'accreditamento, il punto è anche che se noi facciamo un'offerta formativa di qualità, come dire, i vantaggi sono, possono essere molto elevati anche in termini di qualità degli studenti e quant'altro, no? E quindi di servizio che l'università, come dire, svolge a favore della comunità. Quali sono queste, date queste due indicazioni, queste, di fondo, quali sono le raccomandazioni operative per il 2014-2015? La relazione chiede di dare delle indicazioni operative per l'anno a venire per i soggetti, come dire, coinvolti nel processo di assicurazione della qualità. Allora sono abbastanza implicite nelle cose che abbiamo detto. La prima è che bisogna definire le politiche per l'assicurazione della qualità con particolare attenzione, adesso qua vedete delle sigle Q1, Q5, ma che sono, come dire, requisiti di qualità che le linee guida per l'accreditamento richiedono all'Ateneo, è la cosa di cui vi parlerò tra tre minuti. E quindi bisogna definire queste linee, queste politiche per l'assicurazione della qualità. La seconda cosa è che bisogna anche definire delle linee strategiche per la formazione. Quindi non basta solo, come dire, definire quale politica della qualità io voglio perseguire con quali strumenti, ho anche problemi di definizione, devo anche definire in maniera chiara le mie linee strategiche per la formazione, quali e quanti studenti, quali e quanti corsi di studio, voglio puntare di più sulle lauree magistrali, sulle lauree triennali, la formazione di terzo livello, il ruolo dei master, eccetera, no? Ecco, diciamo che in qualsiasi processo di accreditamento questo tipo di informazioni, linee strategiche per la formazione e documento sulla qualità sono le premesse da cui discende un po' tutto il resto. Per quello che riguarda il presidio di qualità, come dire, le indicazioni sono quelle di formare adeguatamente il personale per l'assicurazione della qualità, quindi sono i docenti responsabili dei corsi di studio, sono i responsabili della qualità di dipartimento, sono i componenti delle commissioni paritetiche, siano essi docenti sia studenti. Diciamo, è un mestiere non facile, è un mestiere impegnativo, no? È quello di cercare di garantire la qualità nei corsi di studio e richiede che le persone che sono impegnate in questa attività, come vedremo, oltre che essere in un qualche modo anche compensate, nel senso che deve essere riconosciuta la loro attività, devono anche essere adeguatamente formate. Secondo punto per il presidio è di porre particolare attenzione alla componente studentesca che opera negli organi e quindi in generale negli organi, cioè insomma anche nelle commissioni paritetiche, da cui perché diciamo un problema che è emerso con molta evidenza è che in diverse commissioni paritetiche di fatto la componente studentesca o non c'era o ha lavorato male, no? E quindi c'è un problema di nuovo di coinvolgimento della componente studentesca e di formazione. E quindi diciamo un'ipotesi che può essere come dire, ventilata in questa direzione è valutare se l'impegno che gli studenti mettono in queste attività, che sono attività formative a tutti gli effetti, perché come dire, hanno una valenza, no? Anche in termini di crescita personale rilevante, se le accompagniamo a un minimo di attività formativa ben strutturata nel corso insomma, di alcuni mesi con attività seminariali e discussione, più l'impegno che loro mettono nel produrre le relazioni e quant'altro, potrebbe essere immaginato come dire, un riconoscimento anche in termini di crediti formativi come se fosse una qualsiasi altra attività formativa. Dunque, per quello che riguarda le commissioni paritetiche, la raccomandazione è quella di organizzare il lavoro su un arco temporale meno compresso di quello che è accaduto nel 2013, in cui di fatto hanno cominciato a lavorare a novembre, no? O metà novembre, tra novembre e dicembre, quindi il tempo è troppo limitato. Questa è anche una cosa che ha ostacolato la partecipazione degli studenti che hanno lezioni e esami, no? E quindi bisogna diluirlo su un arco di tempo maggiore e soprattutto bisogna che come dire, esercita un maggiore spirito critico. Noi abbiamo letto tutte le relazioni commissioni paritetiche, le sue e quant'altro, cioè, ci sono, a parte
l'eterogeneità nella qualità del lavoro, però se c'è una cosa che in generale tende a difettare nelle commissioni paritetiche, che invece dovrebbero essere il corrispondente del nucleo di valutazione, nel senso di avere un occhio critico su ciò, sull'applicazione, no, delle, come dire, e l'erogazione del servizio, è che c'è difetto di spirito critico. Seconda questione, cioè individuare delle soluzioni specifiche perché appunto la rappresentanza, perché ci sia una partecipazione attiva da parte degli studenti. E infine un altro problema che è emerso con chiarezza è quello che ci sono posizioni un po' di conflitto, cioè non si può, credo, cioè non mi sembra corretto fare parte di una commissione paritetica e anche essere responsabile di un corso di studio, no? Perché sono proprio due funzioni differenti. Infine, per i responsabili dei corsi di studio e in generale per i dipartimenti, e questo è un altro punto su cui come dire, credo che siamo mediamente piuttosto arretrati come Ateneo, è la costituzione di sedi di consultazioni con le parti interessate esterne, quindi l'associazione di categoria, ma anche analisi, no, dei dati sul mercato del lavoro, eccetera, eccetera. Perché queste? Perché è importante consolidare e rendere sistematica questa rete di relazioni con questi soggetti, e questo perché? Perché ai fini dell'accreditamento è indispensabile fare quello che viene chiamato il riesame ciclico, cioè che vuole dire, no, essersi consultati con il mondo del lavoro, con le parti esterne, come dire, essersi confrontati sul profilo formativo per capire se il profilo formativo è un profilo formativo che è adeguato per il mercato del lavoro di riferimento, che può essere quello locale come quello nazionale e quant'altro. E su questo siamo, come dire, a parte alcune esperienze che sono più avanzate, mediamente arretrati. Altre due indicazioni sono, come dire, alla luce dell'osservazione che facevamo, cioè che va razionalizzata l'offerta formativa, è forse bisogna cercare di sfruttare di più le opportunità della rete di sedi, quindi evitando duplicazioni e quindi cercando di creare un'offerta formativa, come dire, con maggiore collaborazione tra dipartimenti. Infine, ultima questione, è quella di progettare un'offerta sostenibile nel medio periodo. Allora, e qui c'è una battuta, no? Pensare di darsi uno standard di numero di docenti per anno di corso, che anziché essere tre, che è il minimo che ci viene chiesto, ma tutti noi ragioniamo come quello se fosse proprio lo standard di qualità, no? E lo usiamo come moltiplicatore, cosa che poi ci mette, come dire, in conflitto se vogliamo fare altre attività formative, no? Eccetera, eccetera. Pensare di, come dire, mantenere un certo margine di sicurezza per garantire, no? Diciamo, il tempo dei colleghi è un tempo prezioso, c'è la didattica, c'è la ricerca e ci sono anche, oltre che attività, come dire, terza missione, compresa l'assistenza, ma ci sono anche queste attività di assicurazione della qualità che vi garantisco sono molto onerose. Procedo? Allora, accreditamento. Allora, qui molto in breve, che cos'è l'accreditamento? Diciamo, l'accreditamento, come sapete, lo dà il Ministero, no, su proposta dell'ANVUR. E quindi è un'autorizzazione a svolgere l'attività dell'Ateneo, che appunto è basata sulle risorse disponibili dell'Ateneo, sugli obiettivi dichiarati e che l'Ateneo, no, ha dichiarato e cerca di perseguire e sui risultati che l'Ateneo consegue. Allora, tutti noi abbiamo avuto l'accreditamento iniziale, cosiddetto, no? Nel senso che è stato dato a tutti. È stato assegnato d'ufficio nel 2013 a tutte le università e ai corrispondenti corsi di studio, no, che erano già attivi nel 2012-2013. Adesso stiamo parlando tecnicamente di una cosa che si chiama accreditamento periodico. È una cosa che ogni Ateneo dovrà affrontare ogni 5 anni. E che cosa consiste? Consiste da un lato nel mantenere i requisiti iniziali e soprattutto nella verifica di 7 requisiti di assicurazione della qualità, no? Che sono appunto quelli previsti dalla, diciamo, a cascata 240, decreto legislativo 19 del 2012, eccetera. Da cui poi è uscito il documento AVA dell'ANVUR, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, si è costruita, diciamo, questa catena, no, di documentazione. Ok. Come avviene la verifica dell'accreditamento periodico? Avviene attraverso una commissione di esperti di valutazione, in gergo CEV, no? Si chiamano, e questo avviene in 3 fasi. C'è una prima fase in cui la commissione, come dire, esamina da lontano la documentazione, come vi dicevo prima, il piano strategico, la relazione del nucleo, eccetera. C'è una visita in loco che mediamente
dura una settimana, e poi diciamo alla commissione stende un giudizio che viene poi presentato all'Ateneo, il quale ha tempo un paio di mesi per fare le controdeduzioni, dopodiché questa viene mandata al Ministero, no? E da questo ne scaturisce un esito. Quale esito? Accreditamento sì, accreditamento no? Diciamo in prima battuta è l'aspetto fondamentale. In realtà la cosa è un pochettino più articolata, perché ci sono tre livelli di possibile, come dire, accreditamento. Allora, accreditamento no, perché la situazione più disastrosa, in cui una serie di indicatori, che qui prima, dopo vi accennerò un paio, vi farò vedere un paio, tanto come dire, per darvi l'idea, no, e lo spessore di queste cose, ci sono tre livelli di accreditamento. Uno è condizionato, cioè ti dicono, bene, tu puoi anche essere accreditato, ma devi fare una serie di cose e ti do alcuni mesi di tempo perché tu le metti a posto. Poi c'è un livello di accreditamento cosiddetto positivo, in cui tu sei sufficiente, adeguato, e c'è un livello di eccellenza. La differenza tra i tre livelli di accreditamento ha delle implicazioni dal punto di vista finanziario, perché se tu hai un accreditamento a livello di eccellenza sarai premiato con un peso superiore a 1 quando viene distribuito il fondo per il finanziamento ordinario. Se sei, come dire, positivo, sufficiente, rimane, hai un peso neutrale, e se sei invece sotto hai una riduzione del fondo per il finanziamento ordinario. Diciamo, questa è la logica del modello. Questa brutta diapositiva, vedete i 7 requisiti per l'assicurazione della qualità, ne vorrei leggere un paio, tanto per darvi l'idea di che cosa stiamo parlando. Per esempio, prendete il primo, la Q1 dice: l'Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione. Allora, ci sono, e via di questo passo, 6 di questi requisiti, la Q1, Q2, a 4, a 6 e a 7 riguardano l'Ateneo nel suo complesso. La Q5 dice: il sistema di assicurazione della qualità è effettivamente applicato ed efficacemente in funzione nei corsi di studio visitati a Campione presso l'Ateneo. Quindi qual è l'idea? L'idea è che l'Ateneo che riceve l'accreditamento, che deve rispondere ai criteri, di cui adesso vi farò vedere qualche esempio, e per verificare che l'assicurazione della qualità effettivamente funzioni, si prendono, come dire, una dozzina di corsi di studio, si va a vedere se, scendendo per gli rami, arrivando fino in fondo, effettivamente anche i corsi di studio si stanno lavorando, progettando e verificando le cose, adottando il principio di assicurazione della qualità. I requisiti sono 7, sono uscite da poche settimane le linee guida per i CEV, per le commissioni di esperti della valutazione, cosa che peraltro ha fatto, come dire, è girata molto anche sul blog, perché che appesantimento burocratico, ma guarda qua che roba pazzesca. Io invito coloro che hanno questo atteggiamento ad andarsi a vedere quali sono le linee guida per l'assicurazione della qualità del Regno Unito, e poi vedrete che, come dire, le richieste del sistema di assicurazione della qualità nazionali rispetto a quelli inglesi sono forse un quinto, come in termini di peso, quindi non sono neanche, come dire, pesantissime. Il punto è che questi 7 requisiti sono declinati in 70 punti di attenzione, di cui qua se vi faccio vedere alcuni esempi. Che cosa vuole dire? Vuole dire che i CEV, quando arrivano, ti dicono: per valutare la dimensione AQ1 ci sono una ventina di punti di attenzione, e su ogni punto di attenzione loro esprimono un giudizio che va dal non approvato perché ha delle criticità importanti, oppure accettato ma con raccomandazioni, approvato oppure segnalato come prassi eccellente. Dopodiché, con un algoritmo complesso, no, mettendo insieme tutti questi giudizi, si arriva al giudizio finale, diciamo, sull'accreditamento o meno dell'Ateneo. Guardate il primo punto che ho segnalato, no, che riguarda le politiche della qualità. L'Ateneo formalizza e rende di pubblico dominio le proprie politiche per la qualità della formazione e formula obiettivi concreti a esse conseguenti. In realtà sono due le domande qua. Promuove una cultura diffusa della qualità, tutela dei fruitori della formazione, no? Allora, noi come Ateneo, se vogliamo, come dire, porci, no, nella condizione di avere accreditamento, dobbiamo capire che cosa significa rispondere in maniera positiva e possibilmente eccellente, diciamo, a questa domanda.
guardate la Q3.2, l'Ateneo ha organizzato un'adeguata attività di formazione per docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo coinvolti nei processi didattici e nella relativa assicurazione della qualità? No, eccetera. Queste sono tipiche domande a livello di sistema e queste sono tipiche domande a livello dei singoli corsi di studio. E queste riguardano un pezzo, come dire, della progettazione, che è la consultazione con le parti interessate. Noi cos'è la consultazione con le parti interessate? Noi pensiamo, è una riunione, facciamo un incontro, poi scriviamo un verbale. No, guardate com'è articolata qua. Primo punto, la gamma degli enti e delle organizzazioni consultate direttamente o tramite studi di settore è adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale, internazionale. Prima dimmi se hai consultato le persone giuste. Poi, le modalità di consultazione, i modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere delle informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e le competenze dei profili professionali che il corso di studio prende come riferimento. Quindi l'hai fatta l'ultimo giorno, come spesso succede, prima di chiudere la tua offerta formativa, o l'hai fatta per tempo e hai tenuto conto in che modo delle indicazioni o di che cosa non hai tenuto conto, no? Cioè, diciamo, sono idee di buon senso. Dice, se crediamo che rivedere, riprogettare l'offerta formativa nella direzione della qualità voglia dire prendere sul serio il fatto che ci dobbiamo confrontare con le parti esterne, quindi i potenziali datori di lavoro da un lato, ma dall'altro anche con quelle interessate interne che sono gli studenti, allora diciamo va da sé che questi sono dei passi minimi indispensabili se voglio fare seriamente, come dire, questa attività. Allora, come siamo messi su questa cosa? Allora, come vi dicevo, il presidio di qualità ha lavorato tantissimo e come da ultimo ha licenziato o ha messo a punto, diciamo, delle linee guida per l'assicurazione della qualità per la dimensione della didattica, e quindi diciamo questo è un primo documento che ci aiuta già a lavorare, come dire, in questa direzione. In generale dobbiamo essere consapevoli che produrre della documentazione, come dire, e tenere bene la documentazione non è un'attività burocratica, ma è un'attività molto importante, diciamo, ai fini dell'accreditamento. Quindi non è un mero adempimento burocratico. Cioè, se la documentazione è fatta bene e se soprattutto se è fatta da chi è responsabile della struttura, del corso, è una fonte, come dire, fondamentale per regolare, no, il processo di assicurazione della qualità. Questa è la situazione a maggio, diciamo, e poi dopo, ecco, a giugno, no, è stato deliberato e presentato anche al Ministero il piano strategico triennale 2014-2016, di cui io qua ho espunto alcuni passaggi che trattano della questione dell'accreditamento. In particolare, secondo paragrafo, Unimori intende autocandidarsi all'accreditamento periodico nella seconda tornata, in particolare alla fine del 2015. Questo obiettivo è relativo target, circa 10 corsi di studio, rappresentano una sfida importante e un traguardo premiante rispetto agli sforzi fino ad ora fatti da tutte le componenti universitarie. Quindi l'Ateneo sta valutando, se ben capisco, l'opportunità, no, di... Abbiamo iniziato, no, questo cammino, siccome dal 2016 sarà comunque, come dire, obbligatorio mettersi in questa prospettiva, e siccome è possibile nel 2015, anche nel secondo semestre, autocandidarsi per l'accreditamento, valutiamo se l'Ateneo di Modena è in condizioni di farlo. Allora, come vi dicevo, nel nucleo di valutazione che io coordino ci sono 5 esterni. Uno è il direttore della CRUI, altri sono due ex membri del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, altri sono presidenti o stati presidenti di altri nuclei di valutazione. Nell'ultima riunione mi hanno detto, se non lo fa Modena, chi lo fa? Allora, io questa cosa mi ha un po', come dire, per certi aspetti inorgoglito, per certi aspetti anche insospettito, perché sono consapevole che mancano ancora una serie di passaggi, come dire, rilevanti, no? Però dicono, se non lo fa Modena, chi lo fa? Perché sanno che dal punto di vista della performance didattica l'Ateneo va bene, sanno che c'è un presidio che sta lavorando e sta presidiando bene, diciamo, questa attività, e il nucleo che lavora, come dire, di comune accordo con il presidio. A questo fine, già dal 2014, Unimore metterà in atto azioni di verifica dello stato di realizzazione della qualità attraverso la definizione di un cronoprogramma rivolto a stabilire una sequenza di interventi su punti di particolare criticità riguardanti, tra l'altro, la definizione delle politiche per la qualità,
il consolidamento della cultura, della qualità per tutto il personale, la partecipazione degli studenti, dei docenti e le iniziative per la loro formazione. Altri interventi riguarderanno la messa a regime dei comitati di indirizzo, la verifica dei meccanismi di autovalutazione, valutazione, eccetera. Quindi diciamo, c'è, di questo sono felice, no? C'è una presa d'atto, no? Come dire, formale, no? Dell'Ateneo che dice, no? La cosa forse, no? Riusciamo a farla, puntiamo a farla, abbiamo visto che ci sono una serie di criticità, proviamo a lavorare e vedere se si riesce nell'arco di un anno a superare, no, queste criticità. E direi che questa la posso saltare, perché questi sono alcuni punti su come tentare, diciamo, come dire, in queste ultime settimane il sottoscritto, il professor Fantini, presidente del presidio, e il professor Sola, che è il delegato con la dottoressa Michelini, come dicevo prima, abbiamo preso i 70 punti, ci siamo trovati diversi pomeriggi e stiamo cercando di capire, no, se ci si può riuscire entro il 2015, quindi quali cose sono necessarie, come vanno ordinate, qual è la sequenza giusta per, come dire, provare a puntare, no, su questa, affrontare questa sfida. FFO. Allora, fondo per il finanziamento ordinario 2013. Allora, come è noto, il fondo 2013 è stato tagliato, 387 milioni meno rispetto al 2012. Questa è una cosa che sta succedendo da alcuni anni. Perché questa cosa sta succedendo? Perché, come dire, di fatto c'è un sostanziale, se non parziale, blocco del turnover, quindi sta uscendo il personale e quindi, no, il Ministero, i conti pubblici, diciamo, stanno approfittando di questa situazione, di questa congiuntura, no, in cui stanno uscendo docenti per tagliare, no, le risorse all'università. Allora, quindi, diciamo, stiamo parlando dell'allocazione di questi 6,7 miliardi di euro. Come viene fatta questa allocazione? Che non, come dire, e qua io vi racconto come è fatta per i 54 atenei pubblici che partecipano all'allocazione dell'FFO, come utilizzando il modello, no? Quello che una volta si chiamava modello di riequilibrio, che adesso si chiama modello premiale. Allora, la logica è questa: c'è una cosiddetta quota base, cioè tu hai avuto tanti X, hai avuto 100 l'anno scorso, 80 te li lascio, 20 me li dai, li metto insieme a quelli di tutti gli altri atenei e poi te li ridò se tu sei bravo o no, se sei più o meno virtuoso, te li do in proporzione a quanto sei virtuoso. Questa è l'idea del modello premiale, ok? Questo che cosa vuole dire? Che quando le risorse crescono, i più bravi ne prendono di più di quelli che avevano preso nel giro prima, ok? Quando le risorse sono stazionarie, c'è qualcuno che perde e qualcuno che ci guadagna. Quando le risorse sono calanti, come adesso, ci perdiamo tutti, ma c'è chi perde di più e chi perde meno. Salvo che vengano posti, come è successo nel 2013, dei vincoli, dei tetti, per evitare che gli atenei che hanno performance peggiori scendano sotto un certo livello, che in questo caso, come dire, la differenziazione è minima e tutti hanno una penalizzazione che può essere abbastanza rilevante. Il caso è il 2013. Ciò nonostante, diciamo, questa è la logica del modello. Allora, quota base, quota premiale. Il 13,5% viene ridistribuito usando la cosiddetta quota premiale. Poi ci sono altri 91 milioni che vengono dati, che si chiama intervento perequativo, che usa sempre quel modello lì, e vengono distribuiti, diciamo, in modo particolare agli atenei che sono particolarmente sottofinanziati secondo gli esiti della quota premiale, ma la logica, diciamo, è la stessa. Quindi nel complesso il modello, che adesso vi illustro, assegna circa il 15% delle risorse. Come si assegna, come funziona questo modello? Allora, il modello funziona sulla base di due dimensioni, la didattica e la ricerca. La didattica pesa per 0,34, perché poi bisogna, no, combinare in un unico indicatore, e la ricerca pesa per 0,66. Quali sono gli indicatori, i driver che danno dimensione alla quota per la didattica? Sono una cosa che si chiama domanda, e cioè ti do delle risorse in funzione degli iscritti che tu hai. Tutti? No. Da quest'anno solamente gli studenti attivi che hanno fatto almeno 12 crediti formativi. Quindi si taglia via una bella fetta di studenti iscritti, no? Che non sono considerati.
Do a tutti le stesse risorse? No, li ho divisi in quattro gruppi, c'è medicina che è il gruppo, come dire, più costoso, che pesa 4, rispetto a giurisprudenza che è il meno costoso, che pesa 1. Quindi io ho un certo numero di studenti che hanno fatto più di 12 crediti, li moltiplico per questi 4 coefficienti e ottengo un numero che sono gli studenti pesati, va bene? Dopodiché vado a vedere cosa succede nel complesso delle altri atenei e vedo quanto è il peso di Modena in termini di studenti pesati rispetto agli altri atenei, va bene? Il gioco è sempre relativo, io mi confronto sempre con quello che sta succedendo nella dinamica media del sistema universitario. Se... Questo indicatore, che sono gli studenti pesati, come vi dicevo, è però moltiplicato per due fattori correttivi, di cui dopo vi dico un paio di cose, che sono il livello del reddito regionale, e quindi l'idea è penalizzo le regioni che hanno un reddito pro capite più elevato, tipicamente l'Emilia Romagna, perché vuol dire che questi studenti hanno maggiore capacità di pagare delle tasse universitarie rispetto agli studenti della Calabria. E l'altra, diciamo, dimensione è vanno a vedere quanti docenti ci sono per numero di corsi attivati, ok? Secondo indicatore della componente didattica sono i cosiddetti risultati, cioè vanno a vedere mediamente gli studenti, di nuovo divisi per i quattro gruppi che dicevo prima, quanti crediti formativi nell'anno hanno acquisito rispetto ai 60 che dovrebbero acquisire, no? Ok? Questi due indicatori vengono poi combinati in un unico indicatore e hanno lo stesso peso, 0,50-0,50, e questo, diciamo, è l'indicatore della didattica. Modena ha un'aliquota di 1,39, cioè pesa in termini per la componente didattica l'1,39% del sistema universitario, va bene? Con due, che sono la combinazione di due esiti diversi, 1,36 per la domanda e 1,43 per i risultati, quindi siamo più bravi guardando questa formula sui risultati che non sulla domanda, e dopo vi faccio vedere il perché. L'altra componente, che è il 66%, da quest'anno è attribuita, che è quella che riguarda la ricerca, è attribuita sulla base degli esiti della VQR, e quindi abbiamo un 90% che è stato distribuito su una base di indicatore, per chi ha seguito la vicenda, che si chiama IRFS 1, che è un indicatore composito di altri 7 indicatori, poi vi dico quali sono, e un altro indicatore che si chiama IRAS 3. I due indicatori sono messi insieme con un peso 90 il B1 e 0,90 B1 e 0,1 il B2. Ok, guardate, noi per quello che riguarda la ricerca abbiamo un peso che è un'aliquota che è 1,65, quindi più alta mediamente di quella della didattica, ed è la combinazione di questi due valori, 1,56 e 2,35. Dopo li vediamo nel dettaglio. Cosa capisco? Se io, quando metto insieme 1,39 con il suo peso e 1,65 con il suo peso, ottengo l'aliquota che viene fuori dal modello standard, 1,56, cioè Modena conta nel sistema universitario nazionale in termini di sua performance, misurata con quelle cose lì, con un peso che è l'1,56%, la somma dei 54 atenei statali di cui vi dicevo. Quanto abbiamo ottenuto nell'anno scorso in termini di fondo per il finanziamento ordinario? L'1,38%. Quindi cosa vuol dire? Che un IMORE vale di più di quello che costa. Questo significa che potenzialmente in termini di allocazione delle risorse deve avere delle risorse crescenti, perché vale di più di quello che costa, ok? Quindi è importante il confronto tra ciò che abbiamo avuto l'anno prima in termini di, no, di costo effettivo rispetto a ciò che valiamo, che viene fuori, diciamo, da questo indicatore. Come vi dicevo, la logica di fondo di questi modelli è che conta sempre la posizione relativa, cioè se noi perdessimo iscritti e quindi perdiamo iscritti attivi, ma il sistema universitario nel suo complesso ne perde di più di quelli che ne perdiamo noi, e noi miglioriamo, e viceversa, se noi miglioriamo ma il sistema va più in fretta, peggioriamo, perché conta sempre il confronto con la posizione media o mediana. Allora, come vi ho fatto vedere prima, quando guardiamo la didattica, cioè la dimensione della didattica, noi abbiamo visto che il primo indicatore, la 1, si basa sugli studenti che hanno fatto più di 12 crediti formativi pesati, e viene fuori questo numero, 26.769. Quindi noi in termini di studenti pesati saremo l'1,50%, non l'1,36 come viene fuori qui.
Che cos'è che ci fa abbassare, perdere quota? Sono quegli altri due indicatori che moltiplicano quel numero lì, che sono uno, come vi dicevo prima, il fattore KT che, come dire, fa riferimento al livello dei redditi dell'Emilia Romagna, che è 0,95, quindi io moltiplico quel coefficiente per 0,95, quindi me l'abbasso. E poi abbiamo un altro indicatore che è il numero dei docenti diviso il numero teorico dei corsi nell'anno accademico 2012-2013, che è 0,90, cioè che è particolare, che mi penalizza molto. Quindi in realtà l'indicatore è fatto così: sto prendendo, contano i docenti di ruolo che sono impegnati nei settori scientifico-disciplinari di basi caratterizzanti coincidenti con il proprio settore scientifico-disciplinare, diviso il numero dei corsi attivati, delle lauree triennali e il magistrale ciclo unico, quindi sono fuori le magistrali. Corsi teorici cosa vuole dire? Sono i 44 corsi che noi abbiamo, più quelli che superano la soglia massima, sono aumentati in percentuale secondo di quanto superano la soglia massima, un altro punto e mezzo o due. Allora, KA, questo indicatore, nel 2011 era 0,97, cioè praticamente vicino alla mediana, quindi non ci penalizzava, uno non ci penalizzerebbe, no? Perché moltiplico per uno. Nel 2012 è diventato 0,93, nel 2013 è diventato 0,90 e questo ci sta penalizzando abbastanza, ok? L'indicatore cala con un numero di corsi attivati che più o meno, se abbiamo fatto bene i conti, è sempre lo stesso, 44. Qui ho messo in ordine l'indicatore KA dall'ateneo che ha l'indicatore più alto a quello che l'ha più basso, Modena è qua con 0,90 e ho evidenziato i quattro atenei della regione Emilia-Romagna. Bologna c'ha 1,18, Parma 1,07, Ferrara è messo peggio di noi, c'è 0,79. Allora mi sono domandato, ma quanto vale il fatto che noi abbiamo un indicatore 0,9 piuttosto che avere uno, piuttosto che avere quello di Bologna o di Parma? E ho fatto i conti, cioè ho risimulato, diciamo, l'attribuzione del fondo. Allora, se noi avessimo l'indicatore di Bologna, noi avremmo ottenuto 287.000 euro in più, ospedabile ordine di grandezza, che così più o meno è circa la metà di ciò che noi stiamo destinando, se ricordo bene, per le supplenze, no? Contratti e quant'altro. No? Ok, quindi diciamo in termini finanziari potenzialmente, diciamo, ci penalizza. Detto in altre parole, se noi anziché avere 0,90 avessimo 1, cioè fossimo proprio sulla mediana, noi non perderemmo di quei 27.000 studenti che ho detto prima attivi, quelli che stiamo perdendo, che è circa l'8%. Quindi noi abbiamo 27.000 studenti che fanno più di 12 crediti. Per effetto di questo parametro ne perdiamo circa 7-8 mila, ok? No, scusate, ho sbagliato il numero, circa 1.900, 7-8%. Strategie possibili per aumentare questo fattore KA. Allora, la prima è il rapporto, no, docenti, il ruolo nei settori di base caratterizzanti, le lauree magistrali, magistrale ciclo unico, denominatore o il numero teorico dei corsi. Allora, naturalmente la prima dice, beh, se noi potessimo aumentare il numero dei docenti, no, è chiaro che miglioreremmo, però, e questa è valutazione che ha fatto il nucleo, no, diciamo, temo che nella prospettiva immediata sia difficile aumentare il numero dei docenti. Allora un'altra ipotesi è quella di prendere quella quota di docenti, che ormai non sono tantissimi, che sono su settori o settori affini, o su materie affini, scusate, oppure su che sono nelle materie di base caratterizzanti ma non nell'ordine disciplinare, e spostarli lì. Allora, l'ufficio programmazione dottoressa Michelini da un paio d'anni sta dando indicazioni, no, alle presidenze, perché, come dire, ai manager, perché stiano attenti, come dire, a questo problema, perché ci sta penalizzando. Ma ormai quello che forse potevamo fare l'abbiamo fatto ed è un piccolo escamotage, non, cioè, come dire, può produrre qualche risultato, ma non più di tanti. Naturalmente può produrre risultato se noi rimettiamo mano, come dire, all'offerta, cioè nel senso all'ordinamento didattico, no? Cioè, che potrebbe essere riordinato alla luce di questo criterio. L'altra strada, naturalmente, è quella di ridurre il numero teorico dei corsi attivati, no? Cioè, che cosa vuol voler dire? O che metto il numero programmato e chiuso in modo da evitare gli sforamenti, o che riduco l'offerta di corsi triennali e magistrale ciclo unico d'amblè,
oppure che penso riduco queste e aumento quelle lauree magistrali. Insomma, implicitamente il Ministero ci sta dicendo che nel gioco comparato con gli altri Atenei noi abbiamo troppa offerta formativa su livello triennale e lauree magistrali ciclo unico. Poi, se interessa la cosa, si può anche analizzare andando a vedere come sono messe le diverse auree, no? E le diverse aree dell'Ateneo, diciamo, direi che non è rilevante. Ho quasi terminato, nel senso che volevo farvi vedere un paio di cose su l'altro 66%, no? Che mi porta a determinare la mia aliquota standard, no? Di riferimento. Abbiamo detto che ci sono due indicatori, il B1 che è quello che prende l'indicatore IRFSI1, no? che della VQR, e l'altro indicatore che prende di fatto l'indicatore IRAS3, sempre della valutazione della qualità della ricerca. Allora, qua sono riportati i pesi 0,9 e 0,1 e i due, come dire, valori che vi ho fatto vedere anche prima, 1,55 e 2,35. Allora, abbiamo visto che la parte principale è data dall'indicatore IRFS1 che ha peso 0,90. È un indicatore composito, fatto di 7 indicatori, che sono IRAS 1, 2, 3, 4, 5, di cui la parte principale la fa IRAS 1. Che cos'è IRAS 1? È la qualità della ricerca, e cioè è la valutazione fatta area per area, no? Dei punteggi che sono stati che abbiamo ottenuto nei 3 prodotti che sono stati, no? Sottoposti alla valutazione, no? A seconda che fossero eccellenti e quant'altro, rispetto al numero di prodotti che tu hai presentato. Okay? Quindi diciamo, questa è proprio la dimensione più, se volete, qualitativa, no? Che naturalmente, ok, più qualitativa. Gli altri indicatori, IRAS2 che pesa il 10%, è la capacità di attrarre risorse su finanziamenti da bandi competitivi, quindi ricordate, la VQR non chiedeva solamente la valutazione dei 3 prodotti, ma anche una serie di altre informazioni che sono state usate. E qua si fa riferimento alle entrate di cassa nel periodo 2004-2010. L'indicatore IRAS3, che si chiama mobilità e reclutamento, va a vedere qual è la valutazione in termini di qualità dei prodotti di chi? Dei docenti che hanno avuto in quel periodo o un upgrading o che sono entrati nel nostro Ateneo. La domanda è: le persone che avete promosso e che avete portato nell'Ateneo producono materiale di qualità? E questo è l'IRAS3, che è lo stesso che viene usato come indicatore B2, salvo una leggera modifica. L'IRAS 4 guarda l'internazionalizzazione in maniera, insomma, dire, un po' curiosa, forse non era chiarissimo all'inizio, e cioè si va a vedere quali sono i ricercatori in entrata e in uscita che sono stati rispettivamente fuori qua da noi per almeno 3 mesi nel periodo 2004-2010, e si va a vedere quanti tra i prodotti che sono stati valutati e che sono stati giudicati eccellenti sono con un coautore straniero. E quindi questo, come dire, è stato utilizzato come indicatore per l'internazionalizzazione. L'IRAS 5, che riguarda l'alta formazione, va a contare alla fine dell'anno per i sette anni considerati quanti studenti stanno facendo il dottorato, quanti sono assegnisti, quanti sono postdoc, no? E quindi questo riflette evidentemente qual è la politica e le risorse che abbiamo come Ateneo da investire sui giovani. L'IRA 6 guarda le risorse proprie, e cioè va a vedere in quale misura l'Ateneo con risorse proprie del proprio budget ha finanziato o confinanziato progetti, come dire, di ricerca, e qua di nuovo si guardano le entrate di cassa. Come vedremo, questo è un indicatore che ci penalizza, ma negli ultimi anni noi abbiamo fatto affidamento in quel periodo spesso sul cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio, non con le entrate nostre. Quindi diciamo, come vedremo qua, siamo bassi. IRA 7 è un indicatore di miglioramento, va a confrontare una dimensione, che era la stessa dimensione che era stata valutata nella VTR 2001-2003 con quella 2004-2010. Se c'è un miglioramento, no, questo indicatore è sensibile al miglioramento. Questi sono i risultati. Allora, nell'ultima diapositiva. Allora, quanto pesa un IMORE sul sistema universitario italiano in termini di docenti, ovvero di prodotti conferiti? Ne dovevamo conferirne 3 a testa, l'1,57%. Quindi noi, come dire, siccome tutti questi parametri sono
non sono stato entrare nei dettagli tecnici, ma sono fortemente trainati dal numero anche di docenti, non solo dalla qualità di questi indicatori, partiamo con un peso che è quello che deriva dal numero dei docenti, la quota di docenti, diciamo, ovvero di pronti conferiti a livello nazionale, 1,56. Adesso qua vedete quanto gli altri indicatori, il rassuno che vi ricordo pesa per il 50%, che è la qualità intrinseca dei prodotti, insomma, valutati in questo modo, no? Nel modo che dicevamo, è 1,69, quindi noi mediamente abbiamo un peso in termini di qualità dei prodotti presentati che è più alto del peso dei prodotti che abbiamo conferito e quindi qua guadagniamo rispetto al numero dei docenti. Non a caso, ordinando gli Atenei, 54 Atenei che partecipano a questa ripartizione, noi siamo 24esimi, quindi siamo sopra, come dire, alla mediana, no? Diciamo. Attrazione delle risorse entrate da bandi competitivi, non va bene, non va neanche malissimo, 1,33. Mobilità, reclutamento, quindi i prodotti dei docenti reclutati, promossi, qua va piuttosto bene, è l'indicatore in cui, diciamo, siamo andati meglio e questo ci aiuta anche nell'altro, nel B2, nell'altro indicatore B2. Andiamo male in questi segnati in giallo, nel senso che l'internazionalizzazione, cioè, no, colleghi in mobilità, no, per oltre 3 mesi, e prodotti eccellenti con cautore, afferente a ente straniero, che siamo 35esima posizione, l'alta formazione, dottorandi, assegnisti, postdoc, che siamo anche qua un po' bassi, no, diciamo, e risorse proprie, cioè finanziamenti e cofinanziamenti, che siamo, questa è la posizione peggiore. E siamo andati molto bene nel miglioramento rispetto alla VTR. Morale della favola, noi entriamo con un peso in termini di docenti per i prodotti conferiti che è 1,56 e ne usciamo per l'effetto congiunto di tutte queste cose con un peso che è 1,54, cioè ci perdiamo e non ci perdiamo sulla qualità della ricerca perché ci avremmo guadagnato, guardate, è anche quello che pesa di più, che è 1,69, ci perdiamo con, come dire, altri elementi e quindi, diciamo, questo mi sembra che anche dal punto di vista, no, degli spunti, no, sulle politiche di finanziamento, no, possa essere una cosa interessante. Ho finito. Scusatemi se sono stato un po' lungo. Bene, grazie Paolo del lavoro particolarmente capillare che hai presentato, sei stato sui 56 minuti, quindi ho tenuto sott'occhio il cronometro, ma non ho voluto interrompere la relazione del professor Silvestri che, come ha specificato, è frutto di tutta una serie di valutazione, di elaborazione, di considerazioni per una serie di motivi. Intanto vorrei ricordare al professor Silvestri che non è casuale che la sua relazione sia al primo posto, questa vuole essere la risposta del rettore degli organi a quella tirata d'orecchi che abbiamo avuto, perché i primi mesi del mio mandato siamo rimasti un po' fermi al palo sull'impostazione della politica della qualità di Ateneo. Adesso, battute a parte, ovviamente abbiamo sofferto di un transitorio di avviamento in questi primi mesi, per cui anche è nato da un fraintendimento con il nucleo di valutazione, con il presidio, su chi dovesse in qualche modo innescare questa politica della qualità. Adesso abbiamo la percezione di che cosa ci aspetta, di quello che ha definito il Ministero, che cosa il Ministero attende dagli Atenei, e quindi anche la scelta degli organi, la recentissima scelta degli organi di candidarsi per il 2015, per la seconda metà del 2015 alla valutazione, è anche la conseguenza, il frutto di una meditazione che c'è stata sulla documentazione presentata. E credo che sia stato necessario entrare così nei dettagli perché così abbiamo tutti la percezione di quella che è la politica che è stata impostata, quali sono le cose che dobbiamo fare, quale tipo di organizzazione dobbiamo darci, come effettivamente stiano cambiando molto velocemente le modalità sia di finanziamento ma anche di impostazione della politica di Ateneo, quali sono i parametri sui quali dobbiamo assolutamente concentrare, sia sul piano anche dell'organizzazione, alcune delle tematiche che tu oggi hai citato, già stamattina, questo lo dico per i colleghi, sono stati oggetto di una breve discussione all'interno della conferenza dei direttori di dipartimento dove il tema della valutazione è stato trattato, così come è stato trattato anche il tema della difficoltà di reperire gli studenti per le commissioni paritetiche, ed è stato fatto anche un breve cenno all'ipotesi di un'eventuale simulazione di valutazione da effettuare nell'arco del 2015 in preparazione a quella che sarà la valutazione poi definitiva da parte delle commissioni ministeriali. Quindi è un processo estremamente complesso e articolato che vede tutta una serie di incombenze
ma sul quale l'Ateneo credo abbia cominciato a operare e soprattutto gli organi terranno monitorata la situazione. Ovviamente ci sarà un coinvolgimento di tutti i dipartimenti, l'individuazione sia dei responsabili della qualità, sia nell'individuazione degli studenti e anche nelle metodiche che possano incentivare gli studenti ad occuparsi di queste cose. La proposta, che non è stata esplicitata, ma quella di ipotizzare, di riconoscere un certo numero di crediti formativi agli studenti che si occuperanno di qualità, di accreditamento, è un'ipotesi che mi trova perfettamente in linea, perfettamente d'accordo, perché come ha anche detto stamattina i direttori, credo che oggi, nel mondo di oggi, qualunque sia l'ambiente di lavoro, la sensibilità, la vocazione per il raggiungimento della qualità in qualunque settore sia quanto mai richiesto e pertanto avere un percorso formativo che metta in evidenza, che vada ad enfatizzare questi aspetti, rappresenta comunque a mio parere un arricchimento nell'ambito della preparazione di uno studente universitario di qualunque facoltà, di qualunque dipartimento essa faccia parte. Per cui l'ipotesi di creare dei cicli, dei corsi di formazione che poi riconoscono un numero di crediti e quindi concretamente riconoscono all'allievo il percorso effettuato, al fine anche di stimolarlo a partecipare alle commissioni paritetiche e al processo di raggiungimento dell'accreditamento, credo che sia un'ipotesi quanto mai opportuna, quanto mai di valore, che debba essere presa in esame quanto prima dagli organi, proprio per favorire poi il ricambio nell'arco del tempo delle vocazioni per portare avanti questo lavoro. Mi sembra stato anche estremamente importante che siano stati messi in evidenza questi parametri, che naturalmente capisco che per chi non ha esperienza, chi non ha familiarità con queste cose possono apparire estremamente ostici da metabolizzare, però è anche vero che dall'attento esame di questi parametri si possono individuare le politiche più idonee per l'Ateneo a recuperare il terreno, sempre in quel contesto che è stato specificato precedentemente, ossia che facciamo sempre riferimento a valori medi e che quindi non è soltanto sufficiente che un Ateneo si organizzi per recuperare posizione, ma lo deve fare in una maniera più significativa rispetto alla media di tutti gli Atenei. In ogni caso, quelle immagini colorate di giallo mettono in evidenza i settori dove dobbiamo intervenire e saranno sicuramente poi ripresi, vedrete che saranno oggetto di quelle iniziative che poi i colleghi delegati esporranno nella seconda parte della relazione. Paolo, io ti ringrazio, grazie del lavoro che state facendo e quindi a questo punto passerei la parola, secondo la scaletta che va ipotizzato, alla dottoressa Michelini, che ci illustrerà, magari cercando di recuperare un po' di tempo, quelle che sono le linee del piano di sviluppo.